Ci si arriva a piedi a casa di Graziella, questo non è il suo vero nome. Lei, una donna sulla cinquantina, ha deciso di restare anonima. Si vergogna della sua condizione. Lei, che aveva una famiglia normale, una casa normale, dei bei vestiti. Lei, che adesso vive in un tugurio ai limiti della decenza, attaccata ad una casa abbandonata trasformata in discarica. Si vergogna di quel disordine, di quei muri scrostati, dell'odore nauseabondo misto tra il marcio dei rifiuti abbandonati e la muffa che si respira all'interno della sua abitazione. Ha dormito in auto, Graziella, ha dormito in casa di amici. Poi la decisione disperata di occupare quell'immobile nell'attesa che da Palazzo Zanca qualcuno si accorgesse di lei. In tutti questi anni ho fatto tante domande, ma sono stata sempre scavalcata perché sono sola. Perciò avevo un punteggio basso. Nessuno mi ha mai ascoltata. Sono logorata e da 17 anni che c'è questa situazione. Ad oggi la situazione è peggiorata perché vivo in condizioni disperate, con disturbi fisici e mentali e per lo stress che sto subendo. Del suo caso oggi si occupa l'Unione Inquilini, come spiega Luca Donato della segreteria provinciale. Le istanze provvederemo a presentarle fra poco. È un caso che conosciamo veramente da pochissimi giorni. Dimostra purtroppo, per la storia che la signora ci ha illustrato, la debolezza dello strumento dell'assegnazione in deroga. La signora ne ha presentate ben 5 richieste di assegnazione in deroga e altre 4 domande per entrare nella graduatoria delle case popolari messe a disposizione dal comune. Il fatto che una città come Messina, che ha un problema abitativo esteso, che stiamo conoscendo a risanamento, però non può nascondere che ci sono dei problemi ancora più profondi legati all'insufficienza di case, anche per chi viene sfrattato, anche per chi ha delle situazioni familiari o di perdita del lavoro che lo costringono a vivere sostanzialmente o quasi per strada e a compiere atti disperati come questo.